Lorenzo Rivulti, un piccolo commento sulla gara di oggi. Sì, è stata una partita difficile come tutte quest'anno perché il campionato di Serie B sappiamo è molto impegnativo e ogni gara ci mette in difficoltà, però abbiamo dimostrato anche oggi di saperci stare, di comportarci bene e non, sicuramente meritavamo qualcosina in più, soprattutto abbiamo messo tanto impegno, quindi potevamo essere ripagati di più. In queste ultime due gare, grande attenzione e ripiegamento difensivo, merito della tua condizione atletica, di una particolare forma fisica o dei sacrifici che ti richiede il mister sotto quel lato? Sì, no, diciamo che mi sento abbastanza bene fisicamente e poi devo dire che ci fanno lavorare molto anche dopo allenamento con dei lavori specifici i collaboratori e quindi si vede che stanno dando frutto a me e anche a tutti gli altri ragazzi che comunque si vedono i miglioramenti, sì. Quindi dobbiamo ringraziare molto comunque lo staff che ci sta dietro e ci dà una grande mano. Ti individuano Lorenzo tra i migliori in campo di oggi, come ti stai trovando nel campionato di Serie B? Sì, ancora diciamo mi devo rendere conto che sto giocando qui in questa realtà. L'ho sempre sognata e adesso spero solo di dare il massimo e godermi questa esperienza il più possibile, dando tutto, il 100%. Nelle ultime uscite ti stai dimostrando in grande crescita, soprattutto con grande applicazione in fase difensiva. Stai lavorando particolarmente su quei determinati movimenti? Sì, perché sappiamo benissimo che in questo campionato si incontrano comunque esterni e attaccanti molto, molto preparati, molto forti, che da un momento all'altro possono cambiare la partita. Diciamo che la fase difensiva è stato sempre un mio punto di forza, diciamo, quindi spero di migliorare anche un pochino di più in fase offensiva perché è molto anche importante dare una mano anche in quel lato lì, sì, speriamo.